Con Daniela Merini parliamo di Mazzarri. Ieri la conferenza stampa del tecnico nerazzurro, ha detto Mazzarri, in pratica rivolgendosi al gruppo, seguitemi, andremo lontani, tu che lo conosci bene, in effetti sarà così? Ma credo proprio di sì, insomma, parla la sua storia per lui, parlano i suoi comunque successi, i suoi obiettivi in qualunque squadra dove è andato, ha sempre raggiunto l'obiettivo che si era prefissato, quindi credo che anche all'Inter insomma, possa ottenere i successi insomma, che l'hanno contraddistinto sempre fino a qua. Ora non so qual è l'obiettivo dell'Inter quest'anno, cosa si sono prefissati, però insomma, credo che con Mazzarri alla guida possa sicuramente insomma, riprendersi dal brutto campionato dell'anno scorso. Scudetto comunque pare difficile, il primo posto sembra, se non assegnato, ma insomma quasi, alla Juventus. Ma sulla carta è così, insomma, credo che in questo momento la Juve era già la più forte ed è anche quella che si è rinforzata meglio insieme alla Fiorentina, quindi credo che insomma, per lo scudetto sarà dura per l'Inter, però insomma, poi subito a ridosso, credo, insieme alla Fiorentina, sono sempre le stesse squadre insomma, che poi alla fine si giocano. Io ci metterei anche la Roma, perché secondo me la Roma, se riesce a superare le difficoltà ambientali, io credo che abbia già così una squadra, già quella dell'anno scorso, una squadra di alto livello. Se saranno bravi a mettere dentro un paio di pezzi buoni, io credo che la Roma abbia una struttura per fare un grande campionato. Tornando all'Inter, Mazzarri aspetta Isla, una trattativa estenuante quella con la Juventus, quando ci sono trattative così lunghe, secondo te poi alla fine gli affari vanno in porto o no? Ma io credo che sia un affare che può andare in porto, perché una cosa molto importante per Mazzarri appunto sono gli esterni di centrocampo, che è un ruolo molto dispendioso, chi prende Mazzarri, i due esterni sono due giocatori su cui punta molto e da cui lui vuole molto, quindi io credo che Isla, Zuniga siano i giocatori adatti per lui, come lo erano ai tempi della regina Mesta e Modesto. Quindi insomma credo che alla fine, anche perché la Juve ha bisogno di vendere dopo aver comprato, quindi credo che sia un affare di quelli che possono andare in porto. Tra le alternative si è parlato di Van der Wiel e anche di Montoya, pensi che possano essere giocatori comunque all'altezza? Beh, giocatori insomma di grande livello, però io credo che voglia andare più sui giocatori, come ha sempre fatto, da lui conosciuti, da lui stimati, quindi credo che Isla e Zuniga probabilmente siano le piste migliori. Alla fine secondo te all'Inter arriverà anche Nainggolan? Ma io credo che dipenderà anche molto dall'entrata o meno di Toir, quindi una volta entrato ufficialmente credo che poi ci debba essere anche un colpo importante, non so se è Nainggolan o qualcosa anche di più.